Roberto Diacetti, direttore generale dell'Empaia, quest'oggi il vostro forum. Innanzitutto, quali sono gli ultimi investimenti che avete realizzato nell'ambito dell'economia reale del Paese? L'ultimo in via cronologica è l'investimento in Granarolo, una grande impresa italiana, impresa che si occupa innanzitutto del settore caseario, che sta allargando i propri confini, che vuole internazionalizzarsi. Insieme a Cassa Depositi e Prestiti abbiamo utilizzato una misura a sostegno della competitività e dell'internazionalizzazione delle imprese e quindi con un 3% partecipiamo al capitale di questa azienda. Non è la prima iniziativa di questo genere che abbiamo assunto. Oggi siamo azionisti di BF, siamo azionisti di Masi Agricola, siamo nel Fondo Italiano di Investimento insieme all'Empam ed altri player, ovviamente anche qui CDP. L'obiettivo è quello di dirottare, destinare sempre più risorse a sostegno dell'economia reale, ritenendo che si può coniugare da una parte il rendimento che dobbiamo ottenere per i nostri iscritti con politiche di supporto alla nostra economia, quelle alle aziende che vogliono crescere, vogliono internazionalizzarsi e vogliono diventare più competitive. Ci può ricordare l'identikit di Empaia? Quanti sono gli iscritti? Quanto è attualmente il vostro patrimonio? Quanto investite in politiche di welfare? Ma l'Empaia nasce 86 anni fa, era ente pubblico, oggi è una fondazione di diritto privato. Dentro l'Empaia ci sono circa 45.000 iscritti, tutti impiegati e dirigenti del settore agricolo, 9.000 aziende, tanti nomi che conoscete del settore agricolo, del settore vitivinicolo, pensiamo agli Antinori, Frescobaldi, sono aziende iscritte all'Empaia. Noi gestiamo il fondo di previdenza individuale degli impiegati e dei dirigenti, gestiamo il loro TFR, gestiamo il ramo infortuni, siamo anche una piccola INAIL del settore dell'agricoltura. Le politiche di welfare sono innanzitutto finalizzate a dare nuovi servizi alla nostra utenza, lo facciamo attraverso dei fondi rispetto ai quali noi siamo dei service, mi riferisco al fondo complementare che è Agrifondo, al fondo FIA che è il fondo sanitario. Quest'oggi ci sono dei rappresentanti politici, cioè tra gli altri il sottosegretario all'economia Federico Freni. Che cosa chiedete per continuare al meglio la vostra opera come cassa di previdenza? Ma la richiesta è quella che stiamo facendo da un po' di tempo. Devo dire che il sottosegretario Freni ci sta ascoltando, tra poco ci sarà anche il nuovo regolamento sugli investimenti, che sarà una cornice all'interno dei quali poi le casse stabiliranno quali investimenti fare. Cosa chiediamo? Noi non siamo enti speculativi, non facciamo degli utili da distribuire a degli azionisti, siamo delle fondazioni che hanno un bilancio ordinato, l'Empaia in particolar modo ha riportato degli utili consistenti, degli avanzi consistenti negli ultimi anni. In forza di questa caratterizzazione chiediamo una defiscalizzazione, cioè immaginare che le nostre, tra virgolette, plusvalenze, i nostri rendimenti siano tassati in modo diverso da chi invece per proprio statuto gestisce le proprie risorse in modo speculativo. È una battaglia che stiamo conducendo, penso che ci sia una condivisione lata da parte del governo e in generale delle forze politiche, c'è sempre un tema di finanza pubblica, vanno trovati i soldi, speriamo che avvenga presto.